guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite. Narra Chatwin. Così come il bambino allunga la mano per toccare ciò di cui pronuncia il nome, il collezionista restituisce all'oggetto il tocco vivificante del suo artefice. Ma l'amore no, l'amore io non può. Il piacere dell'occhio è il racconto di una collezione. Alla Galleria Biffi è in mostra un intenso capitolo di storia dell'arte fotografica. Non sfiorirà. Questa mostra è un'accurata selezione di una collezione frutto di una passione per le immagini e per la raccolta. Potremmo dire il prototipo del collezionista. Da dove comincia tutto? Allora, io comincerei dal fatto che non mi sento un collezionista, nel senso che collezionista ha un altro tipo di approccio, è un altro metodo. Il collezionista ha un sistema, crea un sistema di immagini. Io mi sento un raccoglitore. Se tornerai già sfiorita, ogni dolcezza troverai in me. Questa mostra nasce per rendere visibile e vivibile una magnifica ossessione, ed è l'ossessione per l'immagine, per le immagini che Michele Buonuomo ha collezionato fin da quando era bambino. Partiamo con un primo salone dedicato all'arte e agli artisti, quindi entriamo poi nel salone d'onore e abbiamo quattro argomenti che dialogano uno con l'altro, quindi Napoli, la classicità, von Gloden, quindi il mito del Mediterraneo, e Lucio Amelio. Lucio Amelio perché? Perché rappresenta tutto e tutti. Mi arriva a Napoli nel 69 quando mi sono iscritto all'architettura, e l'anno in cui conosco anche Lucio Amelio, che è stato uno dei personaggi fondamentali nella mia vicenda privata, fondamentale nella storia delle gallerie e dell'arte contemporanea in Italia. Che aria si respirava in quel periodo? Lucio Amelio ha portato la pop art, l'arte concettuale, l'arte povera. Ma è stata una stagione davvero irripetibile. Warhol era di casa, infatti lo dico sempre, era molto più facile incontrare Warhol per le strade di Napoli che a New York. Cioè, a New York per incontrarlo dovevi fare una trafila pazzesca per poter arrivare finalmente nella factory e metterti davanti a lui. A Napoli lo trovavi per strada. Io non capisco che modo che succede, è che la casa vera un segreto, un segreto, un segreto. Il terremoto continua come processo creativo in tutti noi. Io non ho più tempo per non pensare al terremoto. Penso al terremoto. Il terremoto è nella mia mente notte e giorno. Mostre come Boys by Warhol e Terremotus hanno reso Napoli internazionale. Erano quelli che sarebbero, già erano i grandi protagonisti internazionali, ma soprattutto perché questi grandi artisti che arrivavano a Napoli arrivavano con un'energia pazzesca e raccoglievano un'energia ancora più straordinaria della città. Nel 1980, quando ci fu il terremoto, quindi l'energia della natura, un'energia distruttiva, un'energia tragica, come si pensò di rispondere, come pensammo appunto di rispondere a tutto questo? Cioè, pensammo di contrapporre all'energia della catastrofe, l'energia appunto del dramma, rispondere con l'energia degli artisti, e le risposte furono straordinarie, a cominciare da Boyce, Warhol. Per esempio, quando ci fu la mostra, l'incontro tra Boyce e Warhol a Napoli in occasione della mostra dei ritratti che Warhol aveva fatto a Boyce nell'80, la cosa più straordinaria fu una cosa molto misteriosa che fece Boyce. Cioè, mentre in galleria tutte le televisioni del mondo, c'è un bailan pazzesco, che ovviamente era un momento anche di ipermondanità, visto il personaggio, visto i due personaggi, Boyce, mentre tutto questo succedeva in galleria, si ritirò nella grotta della Sibilla, nell'antro della Sibilla, e fece questa sua azione, come li chiamavi voi, le sue performance, ma innamorate delle una sorta di meditazione zen. Bésame, bésame mucho.
una collezione, una raccolta che ha come centro emotivo gli artisti. La foto di Picasso per me è l'opera di Picasso. Poi trovare l'immagine di lui era, come dire, aver raggiunto aver toccato la sua anima. Che tengo miedo perderti otra vez. Sapevo chi era von Gleden attraverso un libro di Roger Perfit, avevo letto questo libro dove si raccontava di questo fotografo tedesco che arriva in Italia, un fotografo omosessuale, malato di tisi, complicatissimo, arriva in Italia e arriva a Napoli, poi passa per Capri, poi va a Taormina e inventa questa specie di Eden, di questa specie di mondo ellenistico fatto di ragazzini. I ragazzini nudi, cioè, richiamo alla classicità. Sì, inventa un'Arcadia senza tempo, perché tutto questo succede tra il 1890 e il 1910. For the caserne, for dem großen Tor, stand eine Laterne und stets in oft davor. Un'autopsia dell'uomo e la raccolta diventa sfrontata, come nella foto di Bob Love, giocosa come in Warhol travestito da donna e colta con mala parte. C'è sempre questa doppia valenza nelle cose che io ho cercato di raccogliere per me, perché ripeto, è una storia molto privata, è un mondo parallelo che mi sono costruito, ma appunto dove ho cercato di riportare questi incontri, questi personaggi attraverso delle icone, come appunto anche questa di Warhol, che mi piaceva tra le tante immagini che conoscevo. Alle haben brenzig, doch mich vergaß sie lang, und sollte mir ein Leid geschehen. L'immagine molto più potente dell'intenzione, della volontà. È lei che ti cerca, è lei che in qualche modo ti guida e ti fa inventare, ti fa scoprire un mondo completamente diverso. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.